Con il nuovo aggiornamento Huawei 6.1 i nostri Samsung hanno ricevuto nuove funzionalità che vanno dall'intelligenza artificiale, la traduzione in live, la modifica delle fotografie, nuove personalizzazioni e molto altro grazie a questo grandissimo nuovo aggiornamento. Oggi parleremo di tutte queste cose e vi mostrerò cosa si riuscirà a fare di nuovo con il nuovo aggiornamento Huawei 6.1 disponibile sui nostri smartphone. Ma prima mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale perché il 50% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale. A me fa una grossa differenza, per voi gratuito. Iniziamo subito col video. Per prima cosa mi raccomando, controlla se hai aggiornato il tuo smartphone col nuovo aggiornamento ed entriamo subito in galleria per vedere le prime novità che ha apportato questo nuovo aggiornamento. Per prima cosa scegliamo una fotografia dove è presente un soggetto e lui in automatico ci creerà un ritaglio del soggetto rimuovendo lo sfondo. Se teniamo premuto e con l'altro dito ci spostiamo di immagine, potremo incollare in automatico il ritaglio che abbiamo appena fatto. Un'altra cosa incredibile che hanno implementato grazie a questo aggiornamento è che se disponiamo di più smartphone con questo aggiornamento e con lo stesso account collegato, potremo copiare e incollare direttamente il ritaglio che abbiamo fatto da uno smartphone all'altro cliccando solo copia e incolla sull'altro smartphone senza dover inviarcelo. Ma se invece volessimo condividere uno scatto, per esempio, guardiamo che funzionalità hanno aggiunto. Se vuoi condividere uno scatto, sotto la foto ti comparirà questa icona che, premendola, grazie all'intelligenza artificiale, Samsung rimasterizzerà e modificherà la tua immagine e potrai vedere il prima e dopo, ed in alcuni casi puoi anche addrizzare l'immagine con un click. Utilissimo, ma ora aspetta di vedere cosa puoi fare nella schermata di blocco con le tue immagini. Ora ci divertiamo un po', apri la tua galleria, seleziona l'immagine che vorresti come blocco schermo, clicchiamo i tre puntini in alto e selezioniamo imposta come blocco schermo. Qui abbiamo le voci cornici ed effetti. Qui potete sbizzarrirvi e divertirvi come più volete attraverso la vostra fantasia. Fatto lo sfondo, possiamo modificare anche i widget aggiungendoli in base alle nostre preferenze. E ne abbiamo a disposizione davvero tanti. Se vogliamo, possiamo anche modificare l'aspetto dell'orologio, ma anche il carattere. Diciamo che già la schermata principale di blocco ti dà una possibilità enorme di modifica. Ma ora guardiamo quello che possiamo ancora fare. Ora parliamo di una funzionalità che potremmo utilizzare praticamente tutti i giorni, magari quando vogliamo leggere qualcosa online di interessante, ma è un pochino troppo lungo. Praticamente le informazioni di tutti i giorni il tuo Samsung potrà riassumerle, ma facciamo un esempio per vedere come funziona. Mentre navighiamo online ci imbattiamo per esempio in un articolo, ma si presenta molto lungo da leggere. Se noi clicchiamo su questa icona Samsung AI, entrerà in gioco riassumendo le parti fondamentali presenti dentro l'articolo. Tengo a precisare, e non lo fanno in molti, che per far tutto ciò si deve navigare attraverso il browser Samsung. Oltre online possiamo fare anche questo riassunto e molto altro, per esempio con le nostre note. Ora ve lo mostro subito. Aprendo le note, se vogliamo selezioniamo appunto la nota desiderata, attraverso l'AI avremo diverse funzioni come il riassunto, la correzione ortografica o il riepilogo. Direi tutti molto utili per aver note ordinate e anche corrette in termine ortografico. Passiamo ora alla funzionalità cerchia e cerchia, ma a differenza del solito di usarlo attraverso i social o mentre stiamo guardando un video, lo faremo attraverso il nostro mondo mentre stiamo andando in giro. Ora vi mostro cosa intendo. Facciamo finta che state camminando e vedete qualcosa che attira la vostra attenzione. Ci basterà aprire la fotocamera, tenere premuto il comando che attiva cerchia e cerca e troveremo il prodotto saltando il passaggio foto e il passaggio ricerca. Un'altra cosa molto comoda è per esempio poter modificare un messaggio prima di mandarlo. Come? Semplicemente attraverso sempre l'intelligenza artificiale di Samsung che ci dispone nella tastiera, possiamo, dopo aver scritto il messaggio, prima di mandarlo, scegliere diverse impostazioni, renderlo un po' più professionale, sistemare le correzioni ortografiche, magari aggiungerci qualche emoji, renderlo un pochino appunto più social attraverso le emoji e molto altro. Molto simpatica questa funzionalità, non trovi? Ma vi piacerebbe avere sempre a disposizione uno sfondo nuovo e unico sul vostro Samsung? Ora vi mostro come fare. Andiamo su sfondi, cambia sfondi, scendiamo su creatività. Qui su crea qualcosa di nuovo possiamo sbizzarrirci in maniera incredibile e ad avere sfondi spettacolari, per esempio come questo, in questa maniera. Bellissimo, vero? Ma ora parliamo un attimo dell'editing con l'intelligenza artificiale che ci ha implementato Samsung. Andiamo su galleria e scegliamo una fotografia che vogliamo modificare. Andiamo su modifica e in basso a sinistra ci sarà l'icona dell'AI.
clicchiamo e da qui in poi possiamo editare la nostra immagine grazie alle AI, proprio come sto facendo in questo momento per esempio. Poi clicchiamo genera e in automatico lui ci sistemerà la fotografia. Comunque abbiamo un editing molto veloce senza dover passare per esempio su un PC o comunque spostarci in applicazioni esterne. Ma se invece di modificare le nostre immagini vorremmo rendere il tutto un po' più lento, ora grazie all'aggiornamento potremo rallentare qualsiasi nostro video grazie solamente ad un dito, tenendo premuto sul display, e avremo anche la possibilità, oltre a questo naturalmente, se clicchiamo sull'impostazione modifica, potremo andare a rallentare i punti che vogliamo nel nostro filmato. Si può rallentare davvero tanto, ci sono certi filmati che si riescono a rallentare anche a un ottavo o comunque di solito sono a un quarto di velocità, però come vedete possiamo splittare poi la velocità e rallentare magari prima il pezzo iniziale, poi a metà vogliamo renderlo velocità normale e poi il pezzo finale di nuovo a rallenti. Secondo me una cosa molto comoda per editare al volo i nostri video, contando anche che comunque lo smartphone riesce a mantenere una fluidità pazzesca in questi rallenti. Ora vi mostro un trucchetto al volo per mandare tante fotografie a qualcuno direttamente dalla nostra galleria senza passare nella sezione condividi, mandando direttamente sulla sua chat WhatsApp per esempio. Per far ciò basterà andare su galleria, selezioniamo un po' di foto e tenendo premuto col dito in automatico vedrete che si raggrupperanno tutte assieme. Usciamo dall'applicazione utilizzando l'altro dito, andiamo sull'applicazione per esempio WhatsApp, andiamo nella chat, rilasciamo le fotografie e in automatico saranno disponibili per la condivisione. Fammi sapere sotto nei commenti se questo piccolo trucchetto lo conoscevi oppure no e se ti è stato anche utile, mi raccomando. Detto questo, fatemi sapere comunque se queste funzionalità vi sono tornate utili, se certe le sapevate e certe non le sapevate. Se avete qualche altra funzionalità comoda, scrivetela sotto nei commenti perché può tornare utile a molte persone che magari guardano questo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con i vostri amici ed iscrivervi al canale. Ci vediamo domenica prossima con nuovi contenuti. Ciao ragazzi! Dimenticavo di dirvi che sotto in descrizione trovate il mio canale WhatsApp. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati a qualsiasi cosa.